progetto nasce in questo modo: si propone ai ragazzi di innovare nella didattica. Mi sembra che sia un progetto molto, molto valido, che permette davvero di fare una grossa esperienza di apprendimento. I ragazzi con Imprese in Azione crescono perché maturano delle competenze, degli orientamenti, delle capacità di lavorare in gruppo, di assumersi delle responsabilità, vivono dei momenti, delle opportunità di formazione sul campo, il cosiddetto learning by doing, imparano da quello che loro stessi fanno e realizzano. La giornata di ieri è stata occupata dalle presentazioni delle Verse Imprese. Nella giornata di oggi ci troviamo tutti qui sotto i portici della Rinascente con le diverse imprese per poter pubblicizzare i nostri prodotti. Secondo me è un'esperienza molto interessante, soprattutto per noi giovani. Questa esperienza ci dà modo soprattutto di affacciarci sul mondo del lavoro, di sapere comunque come ci dobbiamo muovere, come ci dobbiamo gestire. Questo è il nostro prodotto, consiste in un caricabatterie ad energia solare. Questa esperienza è stata molto importante, certamente ci ha aiutato a crescere, affiancando allo studio teorico anche la pratica. È un'esperienza che consiglierei a tutti di fare. Mediante l'utilizzo di questa macchina per incisione personalizziamo su differenti superfici di prodotti, come per esempio, non so, braccialetti oppure collane, medaglie. La nostra esperienza ci è servita soprattutto ad affacciarsi sul mondo del lavoro. Ci ha fatto apprendere il concetto, per esempio, di marketing, su come rapportarci col pubblico, sulla commercializzazione del prodotto e la spendibilità. Sardinia on the Road, il nuovo gioco di società che ci permette di conoscere le tradizioni e la cultura della Sardegna. Grazie a questa esperienza che ci ha permesso di crescere, siamo comunque sia in grado di avere una visione migliore di quella che può essere il nostro futuro. Infatti, diciamo, questo probabilmente influenzerà anche le nostre scelte universitarie. Un'esperienza formativa di questo tipo è una cosa che resta e che mi introduce al mondo del lavoro, forse in modo anticipato rispetto a coloro che devono aspettare la fine degli studi per confrontarsi con il mondo del lavoro vero e proprio. Qualificati di importantissime aziende valuteranno il prodotto, l'organizzazione aziendale e le responsabilità che ognuno ricopre in questa azienda. Vedevo che voi non parlate assolutamente del prodotto che puoi fare incisioni. Perché? Palazzo Mezzanotte, l'ex della Borsa di Milano, e si vedrà qual è la vincitrice. Benvenuti, questa qui è l'ultima fase di un processo che è durato alcuni giorni e che ha in qualche modo permesso lo svolgimento completo di questo Una delle più grandi soddisfazioni oggi è stato proprio vedere voi sulle balconate, vedere la luce dei nostri occhi, la voglia di fare, chiaramente. Chi fa impresa, chi lo fa per mestiere, è molto simile a voi, è molto di nuovo, lo stesso entusiasmo. Adesso noi assisteremo alla presentazione di una sorta di shortlist. Buongiorno a tutti, sono Francesco Legliardi e questo è Energy Drawing. È un carrello dotato di un pannello solare che assimila energia e la trasmette ad un accumulatore che, una volta carico, può essere comodamente trasportato e utilizzato la sua corrente in luoghi e circostanze non servite dalla rete elettrica.
formazione, della praticità d'uso e del rispetto dell'ambiente, abbiamo realizzato B-Box. B-Box è una scatola multifunzionale realizzata in cartone riciclato, di lunga durata, ottima come contenitore di scarpe, ma anche adatta per riporre indumenti e oggetti di piccole dimensioni. La mission della nostra azienda è quella di dotare tutti gli autoveicoli di strumenti adatti a migliorare la sicurezza stradale. Il prodotto che abbiamo ideato e realizzato si chiama Safety Kit ed è l'unico prodotto sul mercato degli accessori automobilistici che unisce in un solo strumento quattro importanti funzioni per la sicurezza stradale. A questo punto la giuria si ritira per riordinare le idee, perché tra poco bisognerà dichiarare i vincitori. Io lascio quindi il palco a Mauro Mazza, direttore di Rai 1. Prego. Date veramente ampio spazio e sfogo alla vostra creatività. Non lasciate che nessuno metta il silenziatore sui vostri talenti e valorizzate, cominciate a coltivarli voi stessi. Io credo che la cosa più importante è quella che voi dobbiate avere veramente un obiettivo professionale da realizzare. Questa è la cosa che vi dico di fare, che dovete sentire col cuore. Non cercate un lavoro, ma cercate il lavoro. Categoria volontario dell'anno. Sono due, hanno spiegato in modo molto semplice l'economia e la finanza. Ragazzi della scuola media, delle prime scuole medie milanesi, sono Andrea Grandi e Marco Celani, entrambi di Stipa. Signore e signori, l'insegnante dell'anno è Marilina Sava. Employee Volunteering Award. Il premio va a Clifford Chance e ritira il premio Charles Savant. Award va ad Alcoa Foundation. Premio Impact Award che va per l'impatto ottenuto dall'azienda nell'ospitare e nel sostenere un percorso formativo con un centinaio di studenti. L'azienda è Zangon. Leadership Award va a Emanuele Kevins. Al presidente della giuria, Carlo Alberto Capovale Maffei. Cominciamo col premio Sviluppo Territorio Locale. La premiazione è dedicata alla simpatia, dell'idea di legare al territorio l'idea del gioco. Va al gruppo Sardinia per Sardinia Locale. Potenziale internazionale, quindi chi ha in mente export? Style for fun di Pontedera. Devo premiare un gruppo che è risultato più di tantissime altre l'azienda che ha dimostrato coesione, spirito di squadra e li ha applicati con grande rigore e coerenza. Il premio va a 8 for Life di Milano. Il premio va all'azienda che vince la selezione della giuria per l'innovazione per il progetto. Perché abbiamo scelto questa azienda? L'abbiamo scelta per la semplice ma efficace innovazione, per il fatto che il mercato ha apprezzato immediatamente il prodotto. Il premio va a Elio Synergy. Best Student Company JA 2009. Che dire di questi ragazzi? Sono tosti, hanno fatto un lavoro straordinario di progettazione, di ingegneria, hanno progettato il prodotto, hanno studiato i canali distributivi, hanno fatto il business plan a prova di bomba. Il primo premio va a Start Business Unica. È stato bellissimo! E la consiglio a tutti, un sogno che si può iniziare a avverare, proprio è indescrivibile. Trattengo le lacrime.